Fusilli, quali i motivi della scelta di aderire alla mozione di Martina? Due motivi molto semplici. Il primo è che non ho mai amato i partiti leaderisti intesi di leadership della comunicazione. E Maurizio è una persona mite, una persona competente, magari meno affascinante di altri, ma molto concreto. La seconda ragione è perché ci ha messo la faccia in un momento difficile, dopo il 4 di marzo. Ha commesso anche qualche errore, ma lo ha fatto con lealtà ed entusiasmo. Io credo che lui abbia le capacità, il diritto e il dovere di continuare questo percorso di ricucitura di una comunità ampia come quella che il Partito Democratico merita. Noi non abbiamo la competizione, come a volte viene manifestata, tra i candidati più in vista a queste primarie. Noi abbiamo l'ambizione di portare a sostenere Martina, insieme a tanti altri amministratori, amici, un'idea che farà grande il Partito Democratico insieme alle altre mozioni che sicuramente riusciranno ad abbracciare altri mondi che evidentemente riescono meglio di Martina in alcuni casi a tenere dentro un progetto nazionale. Noi abbiamo anche la sfida di fronte alla quale ci poniamo, che è quella di rimettere in gioco il sistema Italia rispetto a un governo attuale che non dà quella fiducia che evidentemente da più parte dell'Italia incomincia a venire fuori una precarietà che sempre più sarà difficile governare nei prossimi mesi. Quindi noi dobbiamo essere preparati a un'azione amministrativa e di governo che nel prossimo futuro ci potrà riguardare di nuovo.